non capisco dove sia il problema. Cioè, allora, è a mezzo busto, doveva essere intero. Oddio. Della Germania dell'Est mi dà 3. Ma siete tutti e tre lì dentro? Quasi finito! Cos'è? Devi parlare al tuo coso per far pipì? Ma non puoi andare in salotto? Scherzi? Cioè, qui c'è un'acustica fantastica. In salotto. Vai in salotto. Ah, anzi no, in garage. Là sì che c'è una bella acustica. Sì, signora, lo sto leggendo sulla scheda tecnica. Abbiamo anche installato l'antivirus. Certo che deve andare, da noi andava. Scusi, signora, ma ha ripercato la spina? Non le sto dicendo che è una... Ecco. Salve, signora, alla prossima. Vecchia di... Non posso stare tranquillo neanche a casa. Fatto un bel volo, Parker. Guarda, meno male che in ospedale mi hanno dato quella roba. Il regno mi è diventato qualcosa di veramente allucinogeno. Detta così sembra una cosa avvincente. Tu ridi, ma prima o poi avrei cominciato a produrre ragnatele e in poche ore saresti diventato la mia cena. Poverino. Ma Spider-Man non aveva inventato il frangente per lanciare le ragnatele? Beh, dipende che film hai visto. O che fumetto hai letto. Che c'è? Lo sapete che mi piace, no? Ottimo sapessi. È anche uno dei miei preferiti. Già che ci senti, passi la maltà. Tieni. Oh, sì, è fantastico! Io vado a fare la lavatrice. Dai, tra poco lo levi. Alle 4, vero? 5 minuti andiamo. Però 3 settimane non fare niente è veramente una rottura. Anche se mi ha fatto guadagnare il numero di Stefania. Il solito culacchione. Ah, ma la dedica migliore è quella di Roberto, leggila. Non so perché, ma il fatto che sei inciampato in un tasso non mi convince. Ma dai, ma non ci credo. Cioè, no, dai, davvero hai dato questa versione dei fatti di Discovery Channel? Il tasso poi perfetto, guarda, proprio tipico della fauna milanese. Ti pare che possa andare a dire in giro che io sono Spider-Man? Vado in bagno.
Dai su, forza, andiamo. Dai, dai, dai. Sì, sì, dai, passami le stampelle. Dai, subito, subito, subito. Non c'è tempo per le stampelle, vai. Vai. Andiamo. Stampelle, non ci sono più. Gio, te lo giuro, mi ha filmato proprio George Clooney in persona. Ma scusa, non mi sento. Cioè, al lavoro no, ma sotto la pioggia a prendere freddo sì? Ah, oh, la mostra del cinema. Lo sai, chiedi a Fede e a Luca. Mi hanno accompagnato loro. Non hai niente da dirmi? Che devo andare in bagno. Nient'altro? È stato Manuel. Manuel? Avevi il 50% di probabilità di scegliere una persona che non avesse il gesso e hai scelto Manuel. Volevo coprirlo. Per favore. Carino. Molto, molto bello. Ma hai visto qualche video su YouTube oppure qualche spot che ti ha ispirato? Non ne fa niente il tuo sacco. Che? Dai, come quella volta che hai visto la pubblicità degli assorbenti, dai! Che bello sarebbe riuscire a far sparire il fastidio di alcune cose che indosso. Il fastidio dei tacchi alti, ad esempio. In quei giorni ho scoperto come far sparire il fastidio. Sì, sei già passata le ballerine. Ascolta, fino a prova contraria non sei una donna, non puoi capire. E pulisci tutto. 33 celle di birra buttati. La pagina è strutturata così. C'è il tizio con le calze in faccia e l'accetta in mano. Ok. E il gesso? Potrebbe sempre servirci. Adesso? Allora. Non sappiamo tutti che è per te. Sì, sì, sono io. Ok, arrivo. Strano, è la prima volta che sento le sirene della polizia da queste parti. Cioè, dov'è Luca? Stamattina è uscito presto. Un giorno gli comprerò la barra su internet. Per me è malato? Se è malato vuol dire che muore. Se muore ha bisogno della barra. Vai a cercare. Quanto è alto Gianni? Un metro e... Cavolo, sono già arrivati! Devo ancora allungarmi! Ma è Giovanni? Voilà! Che succede? Che figata, lo scegliamo subito! Wow! Ragazzi! Oh, dov'è che stanno restando il tipo? Sono che figata! Non ci credo, voglio vedere! Quindi dov'è? È vicino alla banca! Lì! Oh! Mi lasci! Mi lasci! Avevo il permesso! E per allora girare. Fammelo vedere questo permesso! Non ero pronto a questo! Mi lasci! Vai in macchina! Oh! Oh, ce l'hai di gente strana! Mi lasci! Mi lasci, ho detto, mi lasci! Levati, spacco! Luca! Io non lo conosco. Ok. Sono calmo. Non c'è bisogno del taser, sono calmissimo, sono tranquillo. Entra dentro. Comunque, grazie per avermi aiutato oggi. Di niente, ma cos'è che ti è saltato in testa? Esame di tecnica di ripresa, pensavo fosse geniale. Geniale. Dove stai andando?
alla Miramax. Perché? Beh, per cercare fondi per la mia sceneggiatura. E perché? Hanno distribuito Scary Movie 4. Me lo devono! Chi ha dato il caffè al Gremlin dopo le 12? Io? Seguilo. Non dire sul serio. Ok, ok, ok. Luca! Queste? Come se non avessi già cose imbarazzanti? Questione di punti di vista. Non sei preoccupata per Luca e Manuel? No. Ma sono 5 ore che sono fuori. Non è bellissimo. Beh, in effetti. Era troppo bello per essere vero. Ma non mi dire, già di ritorno? Lasciamo perdere, guarda. Era già arrivata all'aeroporto. Tanto così. Tanto così. E come mai siete tornati? Perché Manuel mi ha comprato l'Hobbit e le Cronache della Serie. Tu sì che sei importi. Sì? Mi fai sedere? No. Dai. Dai, faccio vedere anche te. No. Allora vado a sedermi su quella comodissima sedia. Ottima idea. Oddio, ti prego, siediti qui. Grazie. Si stava truccando. Un'altra giornata era iniziata e lei doveva andare in quell'accademia a seguire il sogno di diventare una truccatrice. Tu diceva, facciamo un taglio qua così che c'è un po' più corta per il primo momento. Il pasto prima della guerra doveva essere sostanzioso. Perché? Dai, basta, Luca! Dai, vai a giocare fuori che c'è una bella giornata. E poi se l'esame di tecniche di ripresa lo chiami guerra! Settimana d'esami, eh? Doppiaggio? Sì, domani. Non farti restare. Che siamo in accademia fino a tardi. Non possiamo farti uscire un'altra volta, eh? Leggi la Bibbia, Joe? No. E allora ascolta questo passo che conosco a memoria. È perfetto per l'occasione. Ezechiele 25:17. Il cammino dell'uomo timorato è minacciato da ogni parte dall'iniquità degli esseri egoisti e dalla tirannia degli uomini malvagi. Benedetto sia colui che nel tuo momento. Passami il coltello. Un coltello? Sei impazzito? Non lo vedi? Sta soffrendo. Non guardarmi così. Gliel'hai regalato tu il cofanetto di Tarantino. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici. Perfetto. Allora, che fai? Metto giù le righe per una sceneggiatura. La versione originale è diversa, comunque il primo Blade. Quindi sarebbe? Certi stronzi cercano sempre di pattinare sul ghiaccio in salita. Ammazza. Hai visto? Giornale ne stanno giocando anche le mie recitazioni dei film. Sì, ho notato. Tu non giochi? No, preferisco scrivere. Ma neanche tu stai giocando. Sì, lo so, domani ho l'esame di doppiaggio e non ho ancora registrato niente. Ma sei tutto il giorno che giochi a fare Luca Ward. Sì, ma conosci Luca Ward? Sì, ma ha detto solo stronzate. Noi quattro siamo un ottimo spunto, parla di noi. Vado a giocare. Dai, gioco anch'io. Oh, finalmente posso stracciare qualcuno che non sia Manuel. Segui sempre le tue passioni, circondati di pochi ma fidati amici. Sono gli unici che rimarranno anche quando tutto va storto.
che ti faranno ridere e rideranno le tue battute anche quando esse non saranno delle migliori. In una società che ogni giorno escogita fantasiosi metodi di censura, tutti diversi e pieni di colori, promettendoti pianeti e galassie, dandoti il contentino con un panistelle qua e là, l'unica cosa che resta sono loro, gli amici. Quando finalmente, dopo tanti sacrifici ed ostacoli, taglierai il traguardo, potrai dimostrare ai sognatori futuri che tutto è possibile. Trai spunto dai tuoi idoli ed eroi e ricorda chi ti ha fatto sognare, anche solo, con il suono della sua voce. Allo il film! No, non è stato ancora fatto! Al mio segnale, scatenate l'inferno. Lo so, il gladiatore! Ah, oh, lo sono per dire io! Sì, va bene. Volendo precisare, anche in GNG2. Precisa queste. Pensare a una sceneggiatura da portare a fine anno. Ce l'ho, splatter, fighissimo, dai. Cioè, teste mozzate, arti, artiglie che zampino sangue ovunque. Dai, che ma smettila con sto splatter, che idee ti fai? Facciamo qualcosa sul sociale. Ecco, quello porta un sacco di punti a fine anno. Lo splatter ci sta. Perfetto, data per il sociale. Sul sociale? Beh, sì. Aaaaaah! Brutto stronzo! Aaaaaah! I punti! Ah! 10 punti a rifondo ora, stronzo. Dove credi di andare? Ti prego, sul sociale! Ah! I punti! Bene, visto chi te ci acconsente, sul sociale. Tata sul sociale.